proprio bestia. Benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Allora, oggi l'intro è stata diversa, avete salutato il mio piccolino e siamo già in macchina. Oggi è il giorno libero di Seba, quindi saremo un po' insieme finalmente e faremo un sacco di cose, quindi spero che questo vlog vi piaccia. Mi sono messa questa maglia che è di Shane, che ancora ve la devo far vedere perché devo uscire in un video ancora e sono abbastanza raffreddata, però lo stesso usciamo per divertirci un po'. Adesso stiamo andando a fare colazione, c'è anche mia sorella, Cri e la Sele, quindi continuate a guardare questo video. Mati! Eccoli! Ti avevo detto fare colazione qui? Piccolo. No, può portare malattie. No, no, io non so. No, abbiamo finito di fare colazione, sono le 10.06, alle 11.30 Sebastian deve andare a tagliarsi i capelli, viene a tagliarsi i capelli anche Cri. Adesso mi sa che dobbiamo andare tipo alle poste perché proviamo ad aprire un libretto tipo per Mati e poi vediamo, andiamo a Rimini comunque dopo. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo giocato un po' alle macchinette e Seba è riuscito a prendere un giochino alla Sele. Adesso dobbiamo andare alle poste, proviamo ad aprire un libretto per Mati così lui avrà i suoi soldini da grande e poi dopo ci vediamo con Cri che andiamo verso Rimini, cioè con Cri, la Yusi e la Shelle. Wow. Allora, siamo andati in banca, no, non in banca, alle poste, abbiamo aperto appunto il libretto per Mati, è andato tutto bene, ci ha messo un pochettino, ma meno di quel che mi aspettavo. E poi siamo passati un attimo dalla mamma di Seba e... cosa ho qui? Quel cioccolato ce l'avevo ancora. E, ok, allora... Mati è la sua mamma e gli ha dato da mangiare un attimo a Mati perché Mati stava piangendo già in banca, alle poste, stava piangendo un pochettino, gli ha dato il seno, ma il mio seno ormai non lo riempie più, quindi dopo gli abbiamo fatto un biberon, la sua mamma gliel'ha dato e adesso siamo partiti. Cri è davanti che sta già andando verso il parrucchiere, invece Seba ha detto che oggi ha un regalo per me che non so proprio che cosa sia, cioè di solito io so che cos'è che mi potrebbe regalare, questa volta proprio non lo so. E quindi stiamo andando verso questo regalo, non lo so. E poi andiamo verso Rimini, oggi mi sa che andiamo a mangiarci una piada, non lo so, in centro. Viene anche mia mamma dopo, con la Kiki in teoria. Non so se viene anche la nonna, forse viene anche Troy. E è così, quindi adesso andiamo a vedere il regalo. Ho capito, in pratica l'altra volta ho chiesto a Seba se potevo comprare una sigaretta elettronica, ma così gliel'ho detto e lui ci ha proprio pensato, e solo che non lo so se prenderla o no, lui è andato a sentire per vedere se c'è qualcosa che mi può piacere. Eccola qui, ho comprato vari gusti, dopo quando arrivo a casa non li faccio vedere, l'ho comprato anche la parte sotto qua, proprio pochissima nicotina, quindi va benissimo. Allora, dopo che abbiamo coperto il mio regalino, adesso stiamo andando a tagliare i capelli, siamo finiti a tagliarsi i capelli, Cristian è già lì che si sta tagliando i capelli, con la Yuji e la Sele sono lì e noi stiamo arrivando e dopo appunto andremo a mangiarci la piada, quindi dopo sceglieremo il posto insieme. Siamo arrivati, veniamo a tagliare i capelli qua, mio amore. Vai tranquillo, vai tranquillo.
Allora, siamo ritornati in macchina. Guardate il mio topo. Dopo vi faccio vedere la parte dietro. È bellissimo questo parrucchiere, veramente bravo a tagliare i capelli. E dopo vi faccio vedere bene come gli ha fatto le sfumature dietro. E anche che gli ha tagliato i capelli. Dopo vi faccio vedere come li ha tagliati. Stanno molto bene, molto molto molto. Adesso alla fine non andiamo a mangiare la piada, andiamo a mangiare dai cinesi. E è arrivata anche mia mamma con la Kiki. Alla fine Troy non è arrivato, cioè non l'ha portato mia mamma adesso, quindi magari andiamo a prendere più tardi. E anche Oghetto. E adesso andiamo a trovare un parcheggio qui vicino dai cinesi e poi andiamo a mangiare. Almeno fanno cinque per smaccio. Ma deve cambiare il pannolino comunque. Dov'è? Deve prendere il cambio. Sbagliato. Allora, prima non ho potuto registrarvi perché sono andata a prendere Troy e avevo il telefono giù in casa. Comunque sono andata a prendere Troy e mi consigo. Siamo andati a prendere anche il latte per Mati. Adesso siamo qui con la Geeky, siamo arrivati in centro. Andiamo a fare un aperitivo da qualche parte. In centro ci sono già mia sorella, Cri, la Sele e mia mamma. E li stiamo andando a raggiungere. Ci siamo fermati a fare un aperitivo. Guarda quelli. Deve mangiare un botto. Guardate Troy che mangia la spia. Voglio vedere, vedere quelli di YouTube che adesso ti da mangiare. Guarda come mangia. Guarda, la spia. Guarda, le sembra proprio non male. Sì, ma anche quello. Qua c'è Smatto e lì c'è la Sele che dorme. Fa morire lui. Sebastiano freddo. La Yusi, abbiamo finito di fare l'aperitivo. La Yusi è andata a prendere un gelato. Mila. E adesso andiamo a prenderla perché dobbiamo prendere il seggiolino per Mati. Guardate. Benvenuti a Rimini. Hanno il cappellino o una tirandola? Siamo andati a vedere appunto i seggioloni per mangiare e ne abbiamo trovato uno molto carino che però non c'era ancora, quindi l'abbiamo ordinato e non vi ho registrato niente perché non voglio spoilerarvi nulla. Quando arriva vi farò un video appunto di quando l'apriamo, di come si trova Mati, di lui seduto, di tutto quanto. È veramente molto carino. Ve lo dico che l'ho preso molto colorato, ecco. E poi abbiamo preso le traversine, delle salviette, poi cos'altro? Ah, un cappellino molto carino che dopo ve lo faccio vedere. E adesso mia mamma con le mie sorelle sono andate lì a prendere una cover per la Kiki, mi sembra. E poi adesso andiamo a casa di mia mamma che Seba, la Yusi e Cri mi sa che si vogliono mettere a posto, vogliono vestire, cambiarsi. E poi andiamo a mangiare al ristorante stasera. Quindi adesso aspettiamo loro e poi andiamo alla macchina per andare a casa di mia mamma. Allora, siamo sotto a casa di mia mamma, cioè casa sua è là sopra, e stiamo legando Mati che Steva si è fatto la doccia a casa di mia mamma. Che è bellissimo, io come sempre sono bruttissima, però va bene. E andiamo a mangiare al ristorante del suo migliore amico. E partiamo, guardate lui quanto è bello, elegante, sì, se la grazie. Tira pure. Invece io, che gli ho detto prendimi il vestito, e lui, io penso sempre, e invece no. E niente, adesso partiamo. Guarda che piada. Boh, sono una discoteca. Guardate che bello! Madonna! Oddio, bellissimo, cavolo! Guardate che bello con la spiaggia! Del sotto secondo me sarà meraviglioso! Ah.
Allora, io ho preso un fritto misto, invece il mio topo non so che cos'è, però a lui... Passatelli con tartufo. Con tartufo e sogliola. E sogliola, mastana. E prima abbiamo mangiato altre cose che non mi ricordo, però erano buonissime. Guardate il dolce! Wow! E tortino al cioccolato congelato alla nocciola. Guardate che buono! Non ci credo. Com'è? Buono? Gelato buono. Cioè, no, qui non ce ne sono più, ma là dietro era pieno di pioppi che sembrava che nevicasse proprio, vi giuro. Cioè, qui non rende tanto, c'è, ma di là ce n'erano molti di più. Comunque, abbiamo già finito di mangiare, abbiamo mangiato abbiamo mangiato veramente molto molto bene. È il ristorante dove lavora tipo un suo molto 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 caro amico. E niente, solo che loro sono rimasti a parlare, poi la sua mamma aveva chiuso già il conto e noi avevamo solamente la carta, quindi siamo andati a prelevare e dopo i litigi tra amici perché vuole pagare di più, cioè non voleva pagare di più, voleva Sebastian voleva pagare il giusto, poi il suo amico già voleva fare lo sconto, quindi siamo partiti adesso e quindi andiamo a casa, ci prepariamo per la notte. E basta. Allora, siamo già arrivati a casa da un bel po' e abbiamo messo a posto tutto quanto. Abbiamo messo a posto le salviette che avevamo preso Mati e le traversine. Poi abbiamo messo a posto i vestiti che avevamo raccolto stamattina. Si è fatto il bagnetto Mati mentre io piegavo i vestiti. Poi sono andata a lavarmi. Adesso Steva è in bagno che tra un po' si fa la doccia. Mati è qui, la sua quelletta. E niente, è finita la giornata. È stata una giornata bella lunga, impegnativa, ma veramente bellissima. Ci godiamo questo penultimo martedì che potremmo stare con papino Shiba, perché il prossimo martedì in teoria è l'ultimo e dopo non ha più il giorno libero per tutta l'estate. Quindi sì, spero che vi sia piaciuto tantissimo questo video e niente, per qualsiasi cosa lo sapete già, basta che mi scrivete giù nei commenti o nel mio Instagram che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.